Oh, beh, io l'ho fatto andare un pochino di più questa volta. Aspettate che abbasso un pochino sta voce che distrugge un po' i timpani. Bentornati amici di Giuse Radio Italia, questa è estemporanea, vi siamo mancati, eh? Vi è mancata un po' estemporanea? Anzi, veramente no, perché tanto io l'ultima volta che ho pubblicato su estemporanea si parlava di Robin Williams, purtroppo, però vabbè, non è questo il problema. Noi questa sera parliamo, intanto ai nostri amici che ci stanno guardando anche da... dove stiamo? Eccoci qua. Anche da Google, no, da Google, da YouTube, perché noi siamo in diretta su YouTube. Salutiamo, salutiamo. Ciao, ciao. Ciao! Ciao, 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 ciao. Manuel al centro, Gio Parenti siede alla destra del padre, Sì, del del padre, padre, de che? Del padre di sto paio di scatole, padre di Juice. del padre, così, di Rilaccuma anche. Anche. E poi c'è Angela qui alla sinistra. Ciao! Ma stasera siamo gli All Blacks Stasera gli All di tutti i Blacks. colori. Sono blu, veramente? Sì, capirai, guarda Ah, qua. sei Cioè, ma tu! che blu. Allora, Come Paul Newman! Oh! Angela, blu, 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 blu. Allora, vedi, no, questa sera parliamo di un qualcosa che ci ha legato veramente tantissimo nella nostra Eh infanzia, sì, ormai è adolescenza, andata. ormai andata. Intanto qua speaker sta andando, ecco, ce l'abbiamo fatta. No, pensavo che ci fosse un problema di comunicazione. Allora, Spreaker va, la chat è ancora vuota. No, vuota un paio di No, scatole guarda perché sono qua. già No, 5 no, no, no. messaggi. Oddio, la gente! Ezio Boscani, ciao Ezio, Erika, ciao Ciao, Erika, ciao, direttamente ciao. dalla regia di Cornate. Rachele, Hadouken! Aduke, Allora, ciao. cara Rachele, il video lo trovi? Lo trovi sul canale di YouTube di Juice Radio Italia, quindi fai una bella ricerchina, bella bella, e ci trovi. Ok, Oppure in tutte le intanto edicole. tutte le edicole, sì, no, c'è una falena che tanto ormai stiamo con le luci puntate in faccia, C'è un quindi qui Boeing. abituiamoci alle falene stasera, vabbè, purtroppo è così. Ok, allora sì, intanto il link in chat non funziona, quindi fate quello che vi pare. Allora, facciamo una cosa, chiedo alla regia di pubblicare il link come commento nella wall della trasmissione, in maniera tale che riusciamo intanto io faccio un po' di social, perché devo buttare il link della puntata direttamente in qui in Blu 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 blu. Facebook, in blu 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 Buttalo in blu blu. blu 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 blu. Allora, on air in audio, radio no, in audio. Tutto, con gli insetti ovunque. Oh, in audio. Ah, Ah, perfetto. perfetto. Becchiamo anche il link da qui. Eccolo qua. Ecco, così. E qua va. E però con i puntini. E in video. Yeah. A Ok, eccoci qua. posto. A posto. Quindi Così, siamo. ecco, ci potete vedere adesso, no? Oh, potete Oh. vederci tranquillamente, quindi Che quest'oggi siamo anche così belli siamo anche così stasera, belli. dai, Oh, guardateci. qua mica stiamo a pettinare le Mica bambole. si scherza qua. Esatto. Allora, questa sera estemporanea live, dopo tanto tempo, effettivamente i video ci stanno piacendo questi video, sinceramente. Io sono molto contento di questi esperimenti che stiamo facendo in questo momento. Eccoci qua, due spettatori, bene, dal vivo. Non ce lo saremmo mai aspettato, francamente. Comunque. No, no, ma dai, Oh, arrivano, Gianluca arrivano. Rocca, Gianluca. Gianluca Rocca, Ciao, Rocca. Rocca, Rocca. Rocca, Rocca. Ok. Allora, sì, vabbè, il video col fuso orario, vabbè, che fa? Tanto qua andiamo in diretta, non si sa. No, anche perché Ok. dobbiamo anche stare attenti alle persone che ci guardano e ci osservano da fuori dall'Italia. Esatto, non dobbiamo Perciò. scaccolarci, perché siamo in video, quindi mi raccomando, no scaccolation. No. Anche se la tentazione c'è, È forte di però. scaccolarci, eh? Ma no. Forte. Ok, male che va, io questa sera potrei anche pensare di pinzarmi il naso, così. Così, Perché no? pinzatini. Pinzati il naso senza motivo, no? Sì, qui sulla scrivania, Così, attaccato qua sul tavolo. Ok. esatto. Attaccato all'antenna Tentativo. centrale. Stiamo dando molti indizi, no? Sì, ma Anche se tanto già c'è il titolo, sanno. ma che Ormai caspita, si dai. sa. Io voglio sempre l'illusione che la gente sia Il sorpresa. romanticismo, oh, il romanticismo del non sapere di cosa si parla, tanto oramai non Ormai. c'è più. Noi questa sera vi parliamo di una trasmissione che ha fatto veramente la storia della musica italiana, perché
non ci sono soltanto il Festival di Sanremo, Castrocaro, queste cose qua, ci sono anche trasmissioni più popolari, molto meno abbottonate di Sanremo, che Sanremo effettivamente ha un po', ha un po' rotto le barre. Sì. Anche perché lì ci si va su invito, eccetera, il teatro Ariston di Sanremo, eccetera, eccetera. Invece, trasmissioni più popolari come Super Classifica Show, yeah! Sono sempre state non popolari. Hai un vinile qua da se magari con la coda. Con la coda? Con la coda. Con la coda? Con la coda. Oh, viene gatto. Ah, sai che lancio adesso? Dai. Lancio il CD di Sonia. Oh. Ecco qua, Sonia Coletta, che è stata ospite di Poeticherie qualche puntata fa. Ecco, è Sembro Te, un attimo di promotion, come fanno in radio. Lo lancio, miau, oh. Oh. Col culo. Ah. Okay. Potevo lanciarlo io allora. Dalla finestra. Esatto. Qui restava. La finestra, sì, restava qua, cadeva a terra. Oh. Allora, noi vi parliamo questa sera di Super Classifica Show, che è una trasmissione andata in onda su diverse TV, inizialmente solo TV locali, dopodiché su Canale 5, anzi Rete 4 anche poi. È stata, sì, anche Rete 4. Anche Rete 4. Sì, sì, sì. E poi ultimamente su Italia 2 c'è stata una Super Classifica 2, che è praticamente una rivisitazione particolare. Allora, in cosa consisteva Super Classifica Show? Innanzitutto era una trasmissione legata a TV Sorrisi e Canzoni, o Sorrisi e Canzoni TV, come lo vorrete chiamare. Il popolare settimanale, esatto, di musica, spettacolo. Del Berlusca. Berlusca. Del Berlusca. Cosciente. Berlusca. Che praticamente ha invaso le famiglie italiane. Il settimanale per eccellenza, secondo me. Cioè, Sorrisi e Canzoni TV in Italia, il settimanale per eccellenza. Io lo adoro letteralmente e lo odoro, perché mi piace la carta stampata, carta prima mattina. Io mi ricordo una cosa di TV Sorrisi e Canzoni, quando si diceva vuoi sapere l'età di qualche VIP, di qualche cantante, guarda su TV Sorrisi e Canzoni, Sorrisi e Canzoni TV, qualsiasi età, fantastico, c'erano tutte le notizie, le età, le corna, tutte, sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson. Ciao Ezio Greggio che ci ascolta, sicuramente. Sì, lo vedo sì. Che è lì. È infatti. Chi è entrato in chat? Vediamo, sì. Salutiamo. Allora, salutiamo. In chat, vabbè, Ezio Boscani c'era, Ezio prima, Danila Russo, c'è cioè Danila, ciao Dani, ciao, entrata e ha messo praticamente, ha approvato. Il c'è Nick Perona anche, buonasera. Ciao Nick. Ciao Nick. Ecco, Danila chiede la sigla del Super Telegattone. Dopo, non ti preoccupare. C'era anche il premio. Sì, il telegatto. Poi manderemo anche la sigla del telegatto, della del gran galà del telegatto. Un po' tutto è nato l'altra sera da questo, dalla l'altra sigla, sera. Esatto, l'altra sera è nato un po' tutto quanto da questo. No, ma in realtà è nato tutto dal mio vestito. Già, sì, dal tuo vestito. Lei non riteneva di essere abbigliata nella maniera per andare a camminare lungo mare. Ok. Quindi Manuel cosa mi ha detto? Cosa te ne frega? Mica devi andare al Gran Galà della pubblicità. No? E quindi Gio poi ha aggiunto della pubblicità. Ed è partito. Sorrisi is magic. Yurman. Sorrisi forever. Scusate, ma io. Sorrisi. Non lo sappiamo. Scusaci, Yurman. Non lo sappiamo. No, però ci siamo messi a guardare Sorrisi is magic. Esatto. Luca Yurman che scrive e interpreta questa fantastica melodia che poi grande vi faremo ascoltare. Farò l'analisi vocale di Yuka Yurman. Yuka Lurman, certo. E il passaggio da Luca Yurman al telegattone breve, no? Esatto, perché poi da lì lo sorrisi, ma sono un gatto, sono detto che ascolta. Cioè, non è che ci... Immagini Luca Yurman a fare il telegattone. Luca Yurman, sì. Tutto dorato. Perché sei tutto dorato con il pizzo? Il pizzo, io sono il gatto, sono detto che ascolta. Esatto, intanto la spallina, piovono spalline. Abbiamo coinvolto anche Domenico Modugno. Dopo la facciamo però. Sì, vabbè. Anche lui interprete della sigla. Infatti.
Ok, allora, questa trasmissione fantastica che andava in onda, se non sbaglio, la domenica. Sì, a ora di pranzo. Sì. Alle 13. Infatti io associo questa trasmissione alle polpette. Al ragù e le lasagne, polpette, ragù. Anch'io. Incredibile. Sì, perché era, tutti noi. Perché era il pasto della domenica, esatto, come io le associo alle tagliatelle all'uovo in casa, al ragù e le salsicce al sugo e carne al sugo a seguire. Fatte da nonna, esatto, effettivamente. Esatto. Quanti ricordi. Oh, poi ognuno, vedete poi come la televisione che veramente entra nelle case, sì, perché praticamente si fonde insieme alle tradizioni familiari e quindi diventa parte integrante. Non c'era pasta al sugo nel mio caso, anzi tagliatelle all'uovo al sugo con salsicce, carne al sugo in seguito, stesso sugo per tutto, anche il dolce era al sugo, quindi tutto, fantastico, caffè, tutto. Caffè al sugo, tutto al sugo, sugo che tra l'altro io prima ancora di pranzo andavo in cucina e a parte quello, ma una fetta di pane, brava! Vi dico a fratello! Una fetta scarpetta di pane pucciata nella pentola. Scarpetta. Bel, anzi, nonna mi preparava col mestolo il piattino col sugo. E io lì vai col pane. Vai. Perché non volevo il sugo sul pane, volevo raccoglierlo dal piatto e avere il gusto proprio di compiere il movimento circolare sul piatto. Fantastico. Fantastico. Sì. Queste cose qui, ecco, c'è Daniela che dice che la mamma faceva gli gnocchi, giustamente. E non era giovedì, però, era domenica. Ma lei rideva, giustamente, perché... Rideva, che la mamma faceva gli gnocchi. Ah, ride. Ridi, che la mamma fa gli gnocchi, certo, chiaro. Gio, grandissimo. Sei sottile questa cosa. Ma Gio è sempre... Cerco di essere sottile, invece non ci sono nell'inquadratura. Più peso, vedi. Ricordiamo per chi non ci conosce, dice, ma chi è che non ci conosce? No, se non ci conoscete, fuori dalla chat, fuori. Dovete sapere i nostri programmi a quali memoria. Sono a ecco, memoria, a memoria. Oh. Ok, sì, ecco, allora Ezio Boscani, tagliatelle al ragù o con Zola speck panna? Sì, Zola, gorgonzola? Gorgonzola sarebbe Zola, sì, gorgonzola, sì, okay. Sta diventando giallo zafferano stasera. Giallo zafferano, esatto. Ecco. Facciamolo tornare invece giallo oro come Oscar. Mi piace, chiamatemi Oscar. Oscar. E diventava d'oro. D'oro. Ecco. Perché il telegattone è d'oro, è sacro, è d'oro. È d'oro. Oh. Allora, ci diceva giustamente prima, è un geco, ci diceva giustamente prima Gioro Carocca che il premio della... del telegatto fondamentalmente, Mike Bongiorno ne collezionò, se non sbaglio, 15, una cosa incredibile. Non ci stava più lui in casa, tutti questi telegatti? No, ma penso sia l'unico personaggio della televisione a collezionare tanti telegatti. Però praticamente il tutto collegato a Super Classifica Show, collegato a Sorrisi e Canzoni, cioè c'era praticamente un grande contenitore. Era tutto magna magna. Ma buoni. Buoni. E infatti vedi, anticonformisti, Daniela dice che i gnocchi non giovedì, ma domenica, perfetto. Beh, tanto chi se ne frega, basta che se magna. Esatto. Basta che se magna. Basta che se magna, short. Ok, allora, quindi il telegattone, che poi per me era il telegattone, non era Super Classifica Show, il telegatto, cioè, era tutto quanto sotto la grande ala del telegattone. No, per me era il super telegattone. Il super telegattone. Sì, perché era un supereroe col mantello. Esatto, esatto. Volava. Affascinante. Allora, ora vogliamo ascoltare la sigla del telegatto, del telegatto, la sigla di Super Classifica Show. Una delle sigle, perché poi ne parleremo. Accidenti. Allora, se la vogliamo commentare in diretta siamo sullo stesso canale, però io lascerei andare soltanto... Sì, anche perché io commenterei in modo cattivo. Soltanto certo punto, la sigla, poi comunque andiamo noi. Dai. Andiamo. Vai. Mina, Lucio Dalla e Battisti, qui con me non corrono rischi, gli artisti sono gatti, sì, ma gatti da leccare. Come tutti i gatti, vivo sopra i tetti, appoggiato all'antenna centrale, io controllo la TV locale. Sono il gatto sul tetto che ascolta tutto come fosse la prima volta, con la faccia TV.
ti batte all'insù. Giochi più di Paul Newman. Se vi piace, chiamatemi Oscar. E questo era il telegattone. Quante polpette mangiate sotto nel frattempo, notte, nel frattempo le polpette volavano, piovono polpette. Esatto. Allora, praticamente il super telegattone, ok, la sigla del Maurizio Costanzo Show qua, no, di Super Classifica Show. Ok, che cosa è successo? Ci sono state diverse sigle. Che succede? Sono Maurizio Costanzo! Boni! Immaginavi già Costanzo? Gli occhi di io non ce la posso fare, io vado così avanti. Ma sì. Se vi piace, scipario. Basta. Con i baffi all'insù che diventavano antenne. Esatto. Beh, allora, Ezio comincia già a mettere su un po' di puntualizzazioni. Ed è quello che intendiamo fare questa sera. Allora, questa è una delle sigle di Super Classifica Show, perché ce ne sono state diverse. Che cosa avevano di diverso? Inizialmente, Super Classifica Show andava su una TV locale, sì. Che era Telemilano. Allora, facciamo una cosa. Divenne poi Canale 5. Ok, intanto cerchiamo un po' di notizie, perché come al solito noi non prepariamo una mazza. Mai. E le trasmissioni nascono dalla cena al dopo cena, per cui voglio spontanee, dire... Esatto, così. Esatto. Allora, sono le migliori. Perfetto. Allora, Super Classifica Show, praticamente, vabbè, abbinata a Sorrisi e Canzoni, e questo l'abbiamo già detto. Ah, vogliamo ricordare innanzitutto il conduttore, perché qua si parla tanto delle cose... Il conduttore era Maurizio Seinaldi! Dove sei? Vai Maurizio! Che sicuramente ci sta ascoltando, ma però sicuro. Lui non si fa più ascoltare. No, lui non si può più ascoltare. Sarà in pensione. La voce di Maurizio Seinaldi, effettivamente, ha accompagnato pranzetti domenicali, eccetera. Sembrava quasi un invitato. Esatto, un commensale. Commensale, sì. Esatto. Allora, praticamente, nacque, ecco, per contrastare Disco Ring di Rai 1. Vabbè. Ah, sì. Praticamente, vediamo un po' se riusciamo a trovare l'indicazione della io della Disco TV Ring locale, per esempio, me lo ricordo molto meno. Sì, che penso debba essere Telemilano, perché Telemilano poi divenne Canale 5. Canale 5. Sì. Però io, diciamo, qui non trovo una mazza, a posto, Sì, comunque, basta. Il grande pubblico la conobbe poi su Canale 5. Allora, inizialmente il programma veniva girato negli studi di Telebaggio. Addirittura. Pensate. È un emittente locale di Milano, Intanto va Motorini ovunque. Ciao Motorino, te che passi qui, che... Comunque, al di là di magari questo... Magari era Seinaldi, cosa può essere. Oh, sì, sicuro, sì, è passato, vediamo un po' dove stanno questi. Sì, che okay. Lui faceva anche le interviste ai vari cantanti. Telemilano 58, eccolo qua. Ah, Ezio okay. Boscani, Telemilano 58. 58, sì, che poi unendosi con altre 4 TV del nord divenne Canale 5. Ezio, perfetto. Formatissimo. Grande. Ah, okay. Canale 5. 4 TV più una 5. Canale 5. E 5 TV... ma il Berlusca c'ha la testa, mica, oh, consente, attenzione, politicamente dite quello che volete, ma imprenditorialmente è un grado da eccepire, attenzione. Quindi, praticamente, che succede? Che sbarca su Canale 5, contrasta Rai 1, e la contrasta anche molto bene, devo dire la verità, certo. Maurizio Seinaldi, con la sua facciotta così simpatica, i suoi ricci rossicci, così un po' castani, biondi, non si sa. Sì, via via diventavano sempre più grigi. Più grigi. Vabbè, meno rossi. Appunto. Invecchio mica solo io. Mica invecchiamo solo noi, che mica. Siamo gli unici. Quanti anni di Super Classifica? Dall'80. Dall'80 fino a... al 90. 90 rotti. Comunque, al di là di questo... interviste anche, molto spesso anche così arrangicchiate, sì. Illuminazione è peggio della nostra di questa sera, noi siamo illuminati da una luce sparapesciata in faccia, un faretto dell'IKEA,
che mi fa un'ombra qui dietro, ecco, io qui c'è il mio avatar di Facebook praticamente, vedete, direttamente nel muro, no. Ecco, sto contornando col dito. Foto del profilo. Sì. Tra un po' arriva Zach. Zuckerberg per la foto proprio da Facebook, tra un po' arriva anche Zach. Zuckerberg. Per... Oh mio Dio. E qui diventiamo un attimo in bianco e nero. Ecco, bella... oh. Mio Dio. To be. Ok, basta. Sì, vabbè, non siamo drogati, semplicemente stiamo... O forse sì. Lo sapremo mai. Chi può dirlo? Okay. Assicuriamo. No, non si droga nessuno. No. L'incipit della trasmissione, allora, contrasta, intanto Ezio qua ci fa la telecronaca. Un grande Ezio. Contrasta tanto bene la RAI, certo, che gli hanno proibito le dirette e allora si erano inventate le differite sincronizzate con le videocassette che partivano alla stessa ora. Questa è un'altra idea del Berlusca. Fantastico. Registrava le trasmissioni, poi subito dopo pochi minuti, penso, mandava la puntata su cassetta, su videocassette. Podcast, praticamente. Era una diretta. Era un podcast, praticamente. Differita. Esatto, cioè, ma veramente il primo esempio di screencast, di perché c'è il broadcast, che sarebbe la diretta, e attualmente il podcast, che sarebbe la differita. Poi c'è il broadcast, il broad the poll. Il broad più pork. Allora, mio padre una volta in aeroporto ha dato un passaggio a una delle cassette. Quindi praticamente ha fatto da corriere dei filmati. Sì, la droga. No, pensate voi l'ingegno dell'allora Mediolanum, perché comunque... Parliamo di Mediolanum, era allora. La Fininvest. Esatto, la Fininvest. Il Biscione, quindi canale 5. Quindi fantastici ricordi. E Super Classifica Show veramente la faceva da padrona. La sigla che abbiamo ascoltato poco fa differiva, poi la cambiavano. Perché prima era appoggiato all'antenna centrale. Io controllo la TV locale all'inizio. Quando poi è passato su canale 5, non c'era la TV locale. Scala nazionale. Esatto, non c'era più la TV locale. Poi divenne anche appoggiato al satellite digitale, una cosa del genere, insomma, cambiò in qualche maniera. Però divenne il mio giornale. Vi racconto tutto del mio giornale. Era... appunto rifacendosi a Sorrisi e Canzoni TV, che infatti il cui logo appare anche nella sigla. Sì. Ok. Poi altre piccole differenze. I personaggi che nomina, Lucio Dalla, Mina e Battisti, praticamente cambiano a seconda di quelli che erano in voga. Sì. Intanto ci stanno venendo a prendere, sentite che... Sì, dalla neuroambulanza. dalla Croce Rossa. Cambiano, poi c'era Sting Ramazzotti, che erano c'era i ragazzotti, poi c'era Cecchetto, che era solo un pupetto. Eccetera, eccetera. Insomma, i personaggi cambiavano a seconda di chi era più in voga al momento. E poi anche nella grafica c'erano alcune differenze. I baffi all'insù, la faccia TV è diventata proprio una TV. Lui, il volto del gatto, esatto, sì. Diventava un monitor. Monitor. I baffi all'insù, lui all'inizio si vedeva il volto del telegattone, poi diventava, andava soltanto i baffi verso l'alto e lui rimaneva sotto e diventavano antenne vere, cioè vere, antenne più verosimili rispetto a quelle molto filiformi che sono presenti nella sigla, che troviamo purtroppo su YouTube, solo quella si trova. E poi c'era un altro dettaglio grafico. Poi ce n'è un altro dettaglio che a noi ci è rimasto qua. A me qua. Te soprattutto. A me ci è rimasto qua. Sì. Anzi, pensavamo, poi chiederemo. Sì, pensavamo di avere le traveggole auditive, invece no, invece è così. Praticamente c'era anche il dettaglio quando diceva gli occhi più blu, non c'erano le bolle di sapone. Come che non Mina, c'entrano. Come Mina le mille bolle blu. No, non c'entrava una mazza. C'erano proprio i suoi cerchietti, che sarebbero le orbite oculari, le pupille alla fine, che facevano le pupille che facevano un po' di sfarfallio,
E poi quando c'era di Paul Newman, diventava un disegno di Paul Newman, cioè degli occhi di Paul Newman. Un morphing, praticamente. Un morphing, sì, su una sorta di disegno, di ritratto fumettato, se vogliamo, di Paul Newman. Di Paul Newman! L'ho detta la Paul Newman. E quindi questa particolarità ci ha fatto sorgere dei dubbi sull'audio della sigla. Ci ha fatto infervorare. Certo! Perché a un certo punto c'è, vi faccio riascoltare un piccolo pezzo, all'inizio sta... Oh! È vero? Bisognava che dicesse così. Oh! No, ragazzi, seriamente, adesso l'altra sera c'è stata una discussione accesissima. Quasi finita in rissa. La vogliamo far risentire e noi mettiamo gli ho dove mancano. Certo, c'erano, e ci dite se effettivamente... In ogni lancio. Ogni lancio, tutti i lanci. Se effettivamente era come diciamo io e Manuel oppure no. Ok, allora, voi la ricordate così come noi? Oh! Mina, Lucio Dalla e Battisti, qui con me non corrono rischi, gli artisti sono gatti, sì, ma gatti da legare. Oh! Come tutti i gatti, vivo sopra i tetti, appoggiato all'antenna centrale, io controllo la TV locale. Sono il gatto sul tetto che ascolta, così, eh? Tutto come fosse la prima volta, con la faccia TV. Questi batti all'insù. Di Paul Newman, se vi piace chiamatemi Oscar. Oh, così. Oh, ragazzi, allora noi ce la ricordiamo con questi oh, io e Manuel, onestamente, che abbiamo messo noi, quindi super telegattone miau. Oh, oh, poi c'era anche super telegattone miau. Ci sono altre versioni. Ci sono altre versioni di questa diavolo di sigla che ci ha dato la base morta. Ma no, magari quella... Franco Rosi, se ci sente, magari Franco Rosi ci chiarisci. Scriva, ci chiami. Oh, cioè, sei ancora, è ancora vivo. No, nel senso, penso sì. Non è che parliamo a morto. No, pare brutto, no, è ancora vivo Franco Rosi. Vivo. Ci si faccia vedere e ci faccia sentire. Ci faccia soprattutto sentire. Se è vero che c'era oh, oh, quando il gatto muoveva la codina e spostava. Danila Russo ricorda gli oh. Vedi che non siamo dei visionari, Emanuele, Gio? Esatto, vedi? Non siamo gli unici, ma allora, c'è una sigla su YouTube che è stata rimossa. Che è quella con ho. Perché poi sotto, nei commenti di questo video, un utente ha commentato miau, ho! E quindi quella, se la RTI ha ritenuto opportuno togliere il video per una rivalsa sui diritti d'autore, evidentemente è quella giusta, è la sigla vera. Evidentemente l'oda va al fastidio. No, comunque sono sicura che Ezio Boscani ci troverà la sigla con l'O. Eccolo, wow. Vedi? Allora, mi pare che ci fossero gli ho, ma non in tutte le release della sigla. Sì, è vero, essere, Ezio, infatti sì. In queste qui, che noi abbiamo mandato in questo momento, non ci sono. Ma mi ricordo anche che c'era il ho nel saluto finale del telegattone, del pupazzetto del telegattone. Bruttissimo, a un certo punto c'era un pupazzetto mosso sicuramente dal gruppo 80, sai, quelli che muovevano soliti, One, sì, five, four. Sì, che inizialmente era Five soltanto, five. Con la voce di Marco Columbro. Sì, grandissimo. Grandissimo Marco, un applauso, io lo adoro tantissimo, mi manca molto. Davanti a Marco Columbro non possiamo, ok, dobbiamo soltanto inchinarci. Esatto. Quanti tra moglie e marito ci siamo visti, ah, fantastico. Ma anche il fantastico Buona Domenica, Columbro Cuccarini, secondo me. Con i giochi a squadre, con Gerry Scotti, Amadeus. Edizione. Assolutamente il top. Che bella edizione, il massimo. Grandi. Comunque, al di là di questo, degli showman incredibili, il vero varietà. Nick Brown. Nick Brown, magari lo ricordassi. Non era ancora piccolino, Nick. Nick, devi fare una...
ma come noi, dire, noi ti facciamo conoscere appunto queste cose che magari ti puoi interessare. Sì, devi fare un po' di, ecco, un pochino di scuola, un po' di ricerca su Int. Esatto, su Int. Ernet. Esatto. Il saluto del telegattone, pupazzetto di stoffa, c'era la copertina di Sorrisi e Canzoni TV che sarebbe uscito il mercoledì successivo. Mercoledì usciva. Sì. Mercoledì successivo. Ora mi sa che esce il martedì, hanno poi spostato. Però il mercoledì o il giovedì usciva Sorrisi e Canzoni TV, quindi anticipavano un po' di cose che avremmo trovato nel giornale, quindi anche per farci comprare... Sì, mi pare che il pupazzo raccontasse i vari, sì, articoli. Qualcosina, e poi c'era... Nel prossimo numero, sì, qualcosa in edicola troverete, e poi c'era un po' la voce del Luigi ai baffi neri, sai, come le voci della guerra, le voci della guerra, il Radio Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali durante la guerra. Comunque, al di là di questo... C'era il telegattone che alla fine della puntata pronunciava sempre lo stesso saluto. Mm-hmm. Ciao, 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 un super formidabile, sì, ciao, sì, è sempre ricordo, in forma, sì, informati, sì, con TV, sorrisi e canzoni. Miau! Oh, oh! Oh, lì c'era sicuro. Era, oltre che nella sigla... Anche lì. Sì, era lì me lo proprio, ricordo, lì me lo ricordo, sì. Era un... segno distintivo del telegattone, quindi questo miau, il suo marchio di fabbrica, esatto, nelle ultime versioni del gatto, diciamo così, se vogliamo, perché effettivamente ci sono stati diversi rifacimenti appunto per le questioni di sigla, personaggi famosi, eccetera eccetera. Poi ci sono stati dei programmi che hanno anche avuto l'eredità di Super Classifica, sì, Show, sì, sì. Per esempio Super Top of the Pops. Top of the Pops prima, e poi Super. Sì. Eredità che hanno tenuto testa abbastanza, devo dire, che comunque hanno saputo coinvolgere con della modernità, con degli studi molto più interessanti. In effetti non c'era un vero e proprio studio di Super Classifica Show. Era tutto quanto girato con lo schermo verde, secondo sì, me. Era, sì, era molto digitale. Mi ricordo riprese all'esterno, interviste. Sì, esterne molte. Esterne molte. Videoclip, sì, molto in breve, perché sì, poi c'era la classifica. Spezzone. Ok, il decimo posto, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi spezzoni di film, di videoclip musicali, tra cui anche Miguel Bosé, mi ricordo io, ecco, Super Telegattone, Miguel Bosé, c'è questa associazione... Sì. ma sei in video? Miguel Bosé che salutiamo. Ciao Miguel! Miguel Bosé che salutiamo. Io gli volgerei un saluto particolare a Miguel, ma vabbè. Dai, su, facciamo. Dai, dai, dai. Dai, dai. Facciamo un saluto speciale a Miguel. Chissà se sveglio a quest'ora. Sì, si sveleranno gli altarini adesso. Miguel! Miguel Bosé, sempre sveglio, sempre pronto, attenzione, ciao, ciao a tutti, Super Classifica Show, soy el telegatone, miau, ho! E anche dalla Spagna, da Madrid, da Barcelona, de todo lado, sempre con il telegatone. Maurizio Seimandi, grande amico mio Maurizio Seimandi, sempre a fianco a me. Sì, ciao, ciao Miguel, sono Maurizio Seimandi. Te crediamo sulla parola, guarda. Sono io, sono Maurizio. Che voce aveva Maurizio Seimandi? Era una voce un po'... Era un po' di nasale. Di dove era? Che ne so, vabbè. Se non sbaglio è libico. Sì, tanto in Libia, sì, però trasferito. Siamo tutti al telefono intanto, ragazzi. Qua tanto abbiamo... Miguel, dove sei? Io e Minchia abbiamo, aspetta che torniamo normali un attimo. Ragazzi, metti giù il telefono. Sì, metti giù il telefono. Giù, metti giù quel Danal telefono. Ecco, ok, qua. Allora, saluta anche la parte mia, Nick, saluta Miguel. No, ciao, Miguel. Infatti, ciao, Miguel. Saluta anche la parte mia, sì, ciao Miguel. Ciao, ti autosaluti. Okay. Sì, sì. Dopo di loro solo l'edizione con Fiorello è valsa la pena, ora fa pena tutto. Ah sì, parlava di Buona Domenica. Sì, sì, la Cuccarini, che stanno avendo molti consensi in chat. Cuccarini, ma chi ha cuccato la Cuccarini? Columbro. Chi ha cuccato la Cuccarini? C'è cioè, il giochino di Ezio Greggio sempre, ok. Fantastico. E quindi noi abbiamo avuto
questi flash in questi giorni, e abbiamo deciso, ho detto, ma perché i nostri ascoltatori non devono conoscere il nostro personale disappunto sul non trovare online la sigla che noi ci ricordiamo, con il ho del telegattone, esatto. L'RT ha reso opportuno di non farci trovare, vabbè, pace. Allora, c'è una cosa, noi adesso io vorrei cercare la sigla di Yurman. Oh, che merita assolutamente, poi Yurman una voce allucinante. Risi is magic. Eccola qua. Magic. Vabbè, questa è quella che abbiamo visto ieri con il video di Yurman. Scusami, ma c'è un'immagine del telegattone con la faccia di Yurman, sembra, sai, Tekken, telegattone versus Yurman. Sì. Allora, cioè, ci metti un BS in facciamo una cosa, io voglio provare a fare una cosa, voglio provare a mandare in onda il video e poi vedere se riesco a condividere il desktop, perché potrei fare, è condizione schermo. Sicuramente lo posso fare. Allora, io mando il video e vi faccio vedere anche l'immagine di Yurman versus Telegattone, o versus Telegatto in questo caso, perché è il premio. Proprio il premio, la statuetta. Okay. Allora, noi intanto mandiamo in buio la base, perché voglio farvi ascoltare questa fantastica canzone di Luca Yurman, che è veramente bellissima, molto molto bella. 5 minuti e 23 addirittura, versione extended. Nel mentre ci sarà l'immagine proprio di Luca Yurman nel telegattone. E ragazzi, quindi, ascoltate la voce di Luca Yurman. La voce soprattutto. Quindi io intanto mando questa cosa fantastica. A tra poco. There's a magic all over the world, and it comes to my mind every time I see you. Oh, music, lights, people, smiles, and it's wonderful to know that you're still with us. So easy is that, so easy forever, so easy to know we're like a million stars in the sky, in the blue night. So easy is that, so easy. So real still we'll love you. Tonight we'll love. Tonight we'll love you with you. Music, lights, people's smiles. Yeah, that's wonderful to know. The church still with us. So easy is magic. So easy forever. So easy to now we're like a million stars in the sky, in the blue night. So easy is magic. So real there forever. So real there we're loving. So now we're love. So now we're love there with you. Vabbè, 5 minuti così non ce la facciamo. Sfumiamo, anche se l'ho interrotta di colpo. Comunque, questo era Luca Yurman con Sorrise is Magic. Che questa era la sigla del Gran Premio Internazionale della TV, inizialmente. Oh, eccolo qua. Grande manifestazione. Il Gran Premio Internazionale della TV. E lì c'era il telegatto che si dava, esatto, si segnava. Veniva assegnato ai vari attori. C'erano diverse categorie. Esatto, diverse categorie. Ricordo Spallone una volta, De Niro.
Sotto. Paniccia. Paniccia anche lui, sì. Allora, sì, effettivamente poi c'erano diverse categorie, la categoria, io mi ricordo appunto, Mike Bongiorno, record assoluto dei delegati. Sì, ogni anno ne vinceva uno, minimo due, uno. Tre, personaggio dell'anno, quiz, che poi quiz. È il re dei quiz, dai, insomma, che vogliamo star qui a... Quindi, questi... Ah, sì, ok, allora avevo... Hanno visto, sì. Sì, hanno visto lo schermo condiviso. Intanto avete visto anche l'accostamento di Urman nel telegatto. Fatti un po' così verso. Con le sopracciglia diverse Urman, non si sa perché. Esatto. Come faceva a stare così in maniera era particolare. No, stanno scrivendo in chat, se vai un attimino più su, perché ho visto che Ezio ha cercato le versioni, ma tutte senza il ho. Vabbè, grazie. Nessuna ce n'è. Nessuna c'è, effettivamente, quindi questo nostro dubbio ci è venuto appunto il fatto che quel video tolto fosse quello giusto, quindi l'abbiamo beccato, ma effettivamente è come se non l'avessimo preso, perché non c'è. Sì, quindi il telegato veniva assegnato in occasione della manifestazione del Gran Premio Internazionale della TV, e la sigla era appunto questa. Mi ricordo l'ingresso, c'era una passerella stile Hollywood, sì, dove questi personaggi scendevano dalle macchine, e in sottofondo c'era appunto la sigla di Urman. Allora, Sorrisi is Magic. Esatto, Sorrisi, yes. Che poi Sorrisi. Che... No, ragazzi, avete sentito, scusate, ma poi io... La voce di Luca Urman. Ecco. La voce di Luca Urman. Ragazzi, poi io ho la deformazione professionale, il mio programma, esatto. Sento le voci. Per me Luca Urman ha una voce allucinante. Avete sentito poi quel... modo di usarla, insomma, molto blues, molto... quando poi fai... Allora, si sente che poi Alex Baroni è stato suo allievo. Esattamente. Si sente tantissimo. Somigliano anche un po' di fatto. Sì, andavano dallo stesso parrucchiere. Dai, allora, ricordiamo Alex Baroni, veramente, che è un grandissimo artista. Allora, io l'ho apprezzato poco, perché effettivamente... Ora, parentesi. Perché effettivamente, sai, non ha fatto tantissimi pezzi, però... Oddio. Sì, cioè tantissimi pezzi che andavano in radio, poi se uno magari si informava meglio, andava a comprare i suoi dischi, io ero discorso. Appassionato, ho comprato tutti i suoi CD, e per me Alex Baroni... Effettivamente, grande, insomma, perdita. Alex Baroni, sì, poi più che altro, ecco, il discorso della tragicità della faccenda, cioè dispiace quando una persona va via in questo modo. Però effettivamente per la musica italiana avrebbe dato tantissimo anche oggi, soprattutto oggi, che adesso veramente c'è una gran povertà, molto scarico. Infatti, a parte quindi, Nick Casciaro, parte che Nick salutiamo, Casciaro. Ciao Nick! Bella lì! Dimenticare il suo singolo, ricordatevelo! Ricordatevi di non dimenticare, anzi, ricordatevi di dimenticare, che giustamente... Ecco. Quindi insieme a Sonia, eccola qua, e sembro te, anche Nick Casciaro dimenticare. Anche Nick. Non c'è perché si compra su iTunes. Dimenticare. Poi ci facciamo salutare da Nick. Io l'ho comprato su iTunes. Poi ci facciamo salutare anche da Nick, perché effettivamente non è che... Esatto, sì. Che cosa? No, nulla. Ah, così. No, ma vabbè. Niente, adesso io guardo una cosa. Si fa i fatti suoi. Perfetto. No, in realtà no, non mi sto facendo i fatti. Poi no, tu devi perché... fare una cosa. Devi andare a cercare i pezzi di Urman, le canzoni. Canzoni avrà di fatto Urman. Dei dischi, non so. Sì, assolutamente. Avrà messo qualcos'altro in pentola, perché Urman solo con Sorrisi's Magic non se la può cavare, che sia buon mercato. Un maestro come lui. Eccolo. Anche perché, tra l'altro, un maestro come Luca Urman, veramente, che poi abbiamo visto ad Amici... mettere sotto torchio davvero i vari ragazzi come un personal trainer, davvero. Adesso davvero, tu mi insegni, sì, come sì, un sì. coach. Mi ricordo le corse sul tapirulana, facendoli cantare, sul tapirulana, esatto. Anche grandi prove, grandi prove. Prove di fiato, comunque, cioè dell'atletica, bisogna essere performanti fisicamente, certo. Fiato, polmoni, diaframma, la parte giusta dei polmoni, quella bassa, attenzione. Ma che bravo è diventato Manuel. Ma che bravo. Respirate di pancia, non di cassa toracica, attenzione. Ma ascolti tanto, sento le voci. Ma io ascolto tutto, ecco. Cosa ne vuole sapere voi? Io me la suono e me la canto qua, veramente. Bravissimo, così bene, fai bene. Esatto. Quindi, sicuramente ci sarà qualcosa che Luca Urman vuole regalarci, quindi sicuramente... noi abbiamo notato poi, tra l'altro... scusate. Che cosa? Adesso un piccolo sbadiglio.
abbiamo notato che effettivamente il gran premio della come si chiamava? Il premio gran premio internazionale della TV. Della TV, ok. La TV. Era un programma in TV che parlava di TV. Cioè, come fai a reimpastare tutto quanto? Come fai a reimpastarlo? Ci sono riusciti a Canale 5. Cioè, uno dovrebbe fare un concerto per parlare di musica. Come fai? O è un concerto o parli di musica. Certo. Se vai in TV è una trasmissione che parla di musica. Ma una trasmissione che parla di TV. Come caspita? Eppure? La leva era appunto trasmissioni come Super Classifica Show o tante altre che entrano nelle case degli italiani, che poi venivano votate, prendevano questi telegatti, questi riconoscimenti, un po' come gli Oscar. C'erano delle cartoline, mi pare, cartoline postali. Nel settimanale che uno compilava e spediva, e in base a questi voti poi stilavano una classifica delle trasmissioni migliori. Vota, il telegatto, quello e quell'altro. In Sorrisi e Canzoni c'era la cartolina da ritagliare, dietro avresti rovinato l'articolo che c'era, perché non era fronte retro, era una cosa mostruosa. Imbustavi il classico Palazzo dei Cigni, Milano 2. Classico. ormai Palazzo dei Cigni, Milano 2, ormai era sempre quello. Era un must. Arrivo subito. Infatti. Sempre qua. Faccia. Effettivamente c'erano queste diciamo empatie che si venivano a creare tra il pubblico a casa e i programmi. Io ricordo i quiz di Mike Buongiorno, ricordo quelli di Corrado, Pranzo è servito, la corrida, tantissimi, il Telemike. Il giovedì sera, alle 5. Il quizzone. Mi vengono in mente cose assurde. La prima serata al Telemike, cioè il quiz per più... eccellenza. La sigla del genere. Telemike. Sì, noi siamo relativamente giovani. Sì, ha detto Gio poco fa. Siamo relativamente giovani. I nostri genitori si ricordano i vari Lascia Raddoppia. Esatto. Canzoniere. Sì, qui si andiamo un po' più indietro. Comunque, io mi ricordo. Faceva sempre il giovedì ai tempi. Io il primo che ricordo era Bis. Bis era quello delle 12:30. Quando c'era Five? Prima di pranzo servito, subito dopo. Esatto, Bis andavano in successione. Ok. Noi da Super Classifica Show siamo passati a tutto Canale 5. Ormai. Effettivamente, sì, oramai è così. Effettivamente, insomma, questi sono i motivi per cui noi siamo venuti su con una televisione diversa da questa. Non c'è il reality, non c'è il format estero acquistato. C'erano degli autori che scrivevano puntualmente, Ludovico Peregrini. Signor No, come al solito si sono letti nel pensiero. Letti nel pensiero. Ludovico Peregrini, il signor No, fantastico. Grandissimo. Che faceva diceva anche... sempre di no. Esatto. Non gliel'ho do buona. No. Se no non si sarebbe chiamato Baffi. Signor No. Scusa. I Baffi, no. Baffetti da Sparviero. Esatto. No. Il notaio praticamente. Sì, pratica, stava lì il giudice supremo che assegnava o no il lato buono, non lato buono, eccetera, eccetera. Esatto. Scusate, ho trovato la cosa che stavo cercando. La fattura, perché avevo promesso che avrei fatto vedere la fattura di iTunes. La mostriamo. Magari togliamo il mio indirizzo, però, cioè, ecco qua. iTunes Store. Ok. Andiamo più giù e c'è scritto il singolo che ho acquistato. Ecco qui. Perfetto. Ecco l'articolo. Si vede? Sì, dai, si vede. Dimenticare, ecco, io l'ho acquistato Dimenticare, il 16 luglio di Nick Casciaro. Esatto, eccolo qua. No, dovevo farlo vedere perché dovevamo farci tutti i selfie. Insomma. Abbiamo fatto la promessa: il selfie. Ora io ce l'ho sul computer, quindi non riesco a. No, dovrei puoi. Condire lo schermo, devo cercare la mail. Un disastro. No, non fa niente. Comunque, sì. Potevo stamparla al volo, ma no. Comunque. Ce lo siamo comprati. Visto? Giulio l'ha comprato. Sì. Abbiamo 3-4 copie perché esatto, ognuno di noi ha comprato, ognuno la sua, quindi perfetto. Fatelo anche voi, comunque sì. Quindi la TV che ci ha praticamente accompagnato nella nostra infanzia, adolescenza,
una TV diversa da quella di adesso. I reality show possono essere divertenti la prima edizione, dopodiché rompono le scatole. Arrivare alla 29esima edizione di un GF piuttosto che un'isola dei famosi, francamente non se ne può più, dai, veramente non se ne può più. Sono arrivati questi talent show che qualcosina in più ci danno, ci appassionano. Amici, abbiamo commentato praticamente le puntate in diretta. Sì, ormai lo sapete. E più vari altri talent, quello con la X, X Factor, appunto. The Voice, Italia's Got Talent, per quanto riguarda che adesso tu sì che vales. Con il grande... Miguel Bosè, no. No. No, tu sì che vales. C'è sempre Maria De Filippi. C'è sempre il trio, esatto, De Filippi, Zerbi, Scotti. Frescano. Esatto. Ma purtroppo il format è spagnolo perché... arriva da lì. Italia sgozzate. Gold Talent. Italia's Got Talent è finito su Sky, quindi sì, solo lì. Vabbè. Cambiamo il titolo e facciamo la cosa uguale, no? Compriamo un format identico e facciamo una cosa del genere. Cioè, abbiamo avuto praticamente una rivoluzione televisiva che sinceramente, ma dai. Diciamo che mancano un pochettino. Ma dai, questi... eccetera. Sai cosa mancano? Ecco, questi programmi che secondo me, adesso, io parlo, insomma, a me i reality piacciono, ti dico la verità, ma perché mi rilassano, non mi fanno pensare a niente, sono cose molto stupidine, molto superficiali, insomma, mi rilassano. Però mancano quei programmi che uniscono le famiglie. Esatto. Come poteva essere Domenica In, Buona Domenica. Tutti davanti alla TV. Esatto, perché appuntamento adesso sì. La domenica, esatto. O il giovedì sera, Telemike lo guardavamo tutti insieme, anche perché le televisioni erano una per ogni famiglia, quindi tutti lì, o quello o niente, se no a letto. Se no a letto, effettivamente. Era un po' triste il fatto che comunque prima si poteva condividere questa televisione con adulti e bambini, adesso effettivamente... Se uno si mette davanti alla televisione, davanti anche a un reality... Sì, anche perché se si mette dietro non vedi niente. Non vedi niente, esatto. Davanti. Però se ti metti davanti e guardi lo schermo, insieme a dei bambini, i reality magari sono pieni di parolacce, pieni di comunque di esempi anche poco carini. Sì. Cioè, manca proprio il rilassarsi a vedere tipo un gioco a premi, oppure anche per esempio, adesso voglio fare un esempio anche un pochettino così, insomma, la domenica pomeriggio abbiamo pomeriggio 5, oppure domenica 5, che ragazzi, se tu ti metti a vedere domenica 5 uno si spara e fa prima, si parla solo di ammazzamenti, omicidi, ammazzazioni, ammazzamenti, ammazzanasi, omicidiazioni, stupri, cioè pedofilia, veramente. Non si può guardare la televisione in pace, è una cosa incredibile, davvero. Ora la vena polemica, questa qui, che mi si gonfia ogni volta che penso a queste cose. Effettivamente, insomma, noi in TV ci siamo praticamente rifugiati nei canali del digitale terrestre, ma certo. Nei canali che danno repliche su repliche su repliche, perché non c'è niente di nuovo, tutte cose estere. Effettivamente il gioco a quiz, il telemic, io mi ricordo che il giovedì dal telemic, il venerdì mattina a scuola si commentava tra compagni, sì, le domande, hai visto, tu lo sapevi? No, perché chi le sapeva quelle domande? Chi le sapeva? Erano specialisti, erano esperti dell'argomento, e si imparavano cose nuove. Tra l'altro, magari capitava puta caso che c'era un parallelismo, una coincidenza tra il programma scolastico e qualche domanda velenosa, la maestra a scuola approfittava per dire: allora, avete visto ieri? Sì. Tutti in coro, perché era quello che si doveva vedere. C'era la scelta, perché c'erano tante scelte. C'era la Rai, c'era concorrenza. Rai, Mediaset e qualche televisioncina qua e là, piccolina locale, vabbè. Che però si guardava sempre dopo una certa ora. Colpo grosso. Ok. Ora ho nominato una cosa, credo che Ezio, Gianluca... Arriveranno... 50 messa... Allora, facciamo un attimo una piccola cosa. Corpo grosso.
Probabilmente allora... l'ha confuso con il fischietto. Qualcuno ha confuso con il fischietto che si sente quando il telegattone spara il disco con la coda a mo' di mazza da baseball. No, c'era. Danila, grande Alex Baroni, Gianluca Rocca, il fischietto lo ricordo, Nick Peron, stile adatto per Nick Cassaro, giustissimo. Quello di Luca Jurman. Esatto. Tu immagina Nick cantare Sorrisi, ma ci sta benissimo la prossima volta. Gliela chiediamo, attenzione. Adesso gli scrivo subito. Se non ricordo male, si votava tramite il giornale, quindi esatto, la cartolina l'abbiamo detto, signora Longari, vabbè, qui si parla di Mike. Poi dice Gianluca che Mike se la contendeva col Pippo Nazionale, Pippo Baudo, giustamente. L'ho inventato io! Oh, il Pippo Nazionale. Era bella anche quella di Atriba, però. E quanti ne ha seppelliti Pippo? Che alla fine erano grandi amici, che poi spesso durante la trasmissione del Gran Premio della TV si trovavano sul palco, perché anche Pippo veniva premiato. Adesso c'è da dire che c'era questa rivalità televisiva, fondamentalmente, ma loro erano amici. Certo. E addirittura il funerale comunque di Mike un giorno. Allora, il discorso ha portato la barra in spalla, se non sbaglio. Sì. Cioè, il discorso il è rispetto che più grande. Che era più alto degli altri, quindi poi la barra di scala ha dovuto, di cadere, gli altri con gli stracci sotto le spalle. Esatto. Allora, ha dovuto... Costanzo era di là, piccolino. Costanzo sotto, che reggeva. Allora, effettivamente hai detto una cosa giustissima. Nonostante per motivi contrattuali comunque bisognava essere antagonisti, rubare l'audience, in realtà, perché non si parlava di share, si parlava di audience all'epoca, giustamente... C'era però, l'Auditel, esatto, l'Auditel che raccoglieva i dati... Telefonavano proprio, i dati a campione. Scusi, lei cosa sta guardando questa sera, Mike, Pippo? I dati a campione, l'Auditel erano dati a campione, pensate voi un po'... Quindi adesso con la digitalizzazione, quindi col digitale terrestre, ormai si sa quanti utenti sono connessi. Esatto. Come posso dire adesso, in questo istante, che abbiamo due spettatori live? Ecco, questo posso dire io. Lo posso dire grazie, altrimenti adesso devo telefonare a tutta Italia. State guardando su YouTube la diretta di Giuse Radio Italia. Ecco. Senti quante parolacce che c'è. Sono di più. Allora, in audio sono molti di più. In video sono due. In audio sono 13, attenzione. In video sono un po' meno. Sono in due, ci state guardando in video, dai, su. Dai, tante belle faccine. Guardate come siamo belli, no? Tutti OILED. Andate su YouTube, Giuse Radio Italia, beccateci. Perfetto, ma tanto anche sull'evento c'è sull'evento il link. C'è il link per guardarci live su YouTube. Stavo guardando in chat una cosa. Sì. Che Nick dice, signora Longari, Erika dice la signora Longari che ci cade sul pisello, ma non era vera sull'uccello. Non era vera, è una leggenda quella. Mike non l'ha mai detta quella frase, ma se l'hanno mandata forse era un montaggio audio, non era vero, poco tempo fa l'hanno ridetta sta cosa. Ok, magari facessero qualche gioco a premi recente, ci hanno provato con Avanti un altro, dice Nick Peron. Sì, allora effettivamente Paolo Bonolis è rimasto l'unico personaggio della vecchia guardia, insieme a Gerry Scotti però, attenzione, sono in due. Però Gerry Scotti, che fanno praticamente della televisione più popolare, Paolo forse ogni tanto si lascia scappare un po' un linguaggio colorito, Gerry non ce lo fregherai mai. No, Gerry non ce lo fregherai mai. Lo zio Gerry è veramente un familiare educato, posato, molto attento al lessico. Paolo sì, lo è, però poi ogni tanto si lascia andare. E dipende dai programmi che dipende conduce. Da quello che fa. Avanti un altro, effettivamente, non è un format acquistato, l'ha scritto Paolo Bonolis insieme a Jurgens, insieme a Luca Salvati, se non sbaglio, direttamente. Sì. Insomma, diversi autori hanno messo insieme... Come dice Paolo, abbiamo confezionato un pacchetto, un prodotto, anzi. Fanno tutte questi testi, scrivono i testi, eccetera. Anche le battute con Luca Laurenti, insomma. Ormai tutte coppie collaudatissime. Il programma vero, italiano, nostro, strutturato, fatto bene. Poi con Paolo che si esaurisce puntualmente, vabbè, questo è un altro discorso. Un grande. La televisione è rimasta questa. Infatti Avanti un altro è quello che ancora unisce tutte quante le famiglie secondo me. Sì. Che va a contrastare i pacchi della Rai. Le trasmissioni dell'epoca
ci tenevano incollati davanti alla televisione, noi si poteva guardare veramente tutto quello che volevamo, ma tanto c'era, ok, il prezzo è giusto, c'era delle mic, il pranzo è servito il giorno, eccetera, eccetera, e scandivano anche la giornata, sì. Perché si mangiava a pranzo con il pranzo è servito, si cenava con... c'era Zigzag, sì, con c'era il gioco delle coppie, con, no, scusami, tra moglie e marito, con Colombo, un orario pomeridiano, sì, tardo pomeriggio, sarete 4 se non sbaglio, con la Margherita, mamma non mamma, eccetera, eccetera, e poi c'era praticamente a sera, si potevano guardare programmi che precedevano il film, il grande film della serata, 20:30 alle 20:30, non 21:25. Quindi per esempio iniziavano proprio alle 20:30, alle 19:30 magari si poteva guardare per un'ora Zigzag, vi ricordo Zigzag, il gioco con condotto da Raimondo Vianello. Ma il gioco dei 9, scusa, invece dopo. È venuto dopo, inizialmente Zigzag, c'erano dei giochi fantastici, uno dei quali, mi ricordo, una scatola di vetro a favore di telecamera, scura dietro, quindi era abbastanza coperta, diciamo, il concorrente non vedeva il contenuto, doveva infilare le mani in dei guanti collegati, un po' come una cappa sottovuoto, sapete, nei laboratori di chimica, infilava le mani in questi guanti, doveva tastare praticamente un oggetto misterioso e indovinare che cosa fosse. E c'era una gara, prima uno, poi un altro, e il tempo si confrontava e vinceva chiaramente chi indovinava nel minor tempo. Questo e tanti altri giochi. E poi venne sostituito con il gioco dei 9, 9 VIP, messi in un grande gioco del Tris, quello che internazionalmente si chiama Tic-Tac-Toe, si chiama così, Tic-Tac-Toe, praticamente, che praticamente, insomma, si sceglieva un personaggio con la stessa tattica del Tris, il personaggio faceva la domanda, bisognava dire se era vera o falsa, se si indovinava si metteva il proprio segnale, che era una X o un cerchio, si sbagliava, altrimenti, si metteva il segnale dell'avversario. Sì, lo scopo era fare Tris. Fare Tris, classico. E si vincevano diversi premi, ricordo l'Oper Corsa Swing, che swing proponeva, se faceva così con le braccia, Vianello, più tanti altri premi, poi c'erano i viaggi, classiche i cose. I personaggi erano tutti dei VIP. Tutti VIP. Tutti VIP, esatto. Questi 9. E magari approfittavano anche per fare la marchetta, cioè lì avevano sempre qualcosa da proporre. Per esempio, ricordo una volta c'erano tutti quanti i componenti di Emilio. Ah, c'erano Zuzzurro, Gaspare, Atina Cenci, tutti loro, c'era Teo Teocoli, Giorgio Faletti, grandissimo, lo ricordiamo, recentemente scomparso, più tanti altri comici presenti in Emilio, tutti e 9 componenti di Emilio, e quindi si parlava di questo programma e quindi si faceva un po' la marchetta. Quindi poi occasioni per battute, gag, risate. Sì. Esatto, Sandra e Raimondo con Zigzag. Stava ricordando Gianluca Rocca, stava ricordando... Giobbe Cobatta, le sue parabole, insomma. Stava ricordando che il pezzo è giusto con Savani. Perché inizialmente Savani. Il grandissimo Gigi Savani. Anche lui scomparso qualche anno fa. Quelli che nominiamo, mi sa che, oh, che non è rimasto nessuno. No. Ma porca miseria. Cavolo, Jerry, Bonori. E poi c'era Nick Peron che diceva che da un po' di tempo non si vedeva un programma, gioco a premi, che è dedicato alla musica. Esatto, Sarabanda. Tipo Sarabanda, sì. Sarabanda un po' con l'uomo Enrico gatto. Papi, l'uomo gatto. Era carino Sarabanda. Poi c'era Max, carino. Quello coperto con la maschera, la parrucca. Sì, Max. Sì. Poi ha svelato la sua identità quando ha vinto. Era molto carino. Esatto. Quei programmi con musica. Sì. Allora, vedete, cari ascoltatori. Cari amici ascoltatori. Allora, cari amici, noi siamo partiti dal Super Classifica Show, siamo arrivati a parlare di tutta la televisione che ci ha accompagnato, che... Noi ogni tanto cerchiamo su internet, su YouTube, cerchiamo delle puntate, perché vogliamo ricordare queste cose, parlandone, cercando, un po' come sono rimasti nei miti, il lascio raddoppio, il paroliere, anche il musichiere, credo ci fosse. Musichiere, cose di questo tipo.
Allo stesso modo, Cantagiro, allo stesso modo vogliamo che vengano ricordati tutti i programmi e trasmissioni che noi guardavamo. Ogni tanto potete, d'estate alle volte, nel preserata, fanno delle rassegne tipo TV qualcosa, non so, tipo... Sì, dove ripropongono degli spezzoni. Sì, degli spezzoni, esatto, Io TV, non so, ma caspita si sì, chiama. Sì, sulle reti Mediaset mi sembra Tarda Notte di fare. Tarda Notte, ok, magari... Io TV, queste cose qua. Fate baldoria fino a serata tarda e guardatevi sta roba. Sì, dicono che sarà banda, tra l'altro, Ezio e Nick stanno dicendo che fanno delle repliche adesso. Sì, Italia 2, Mediaset Extra, sì, sì, fanno delle repliche. Ma ormai è tutta quanta minestra riscaldata, effettivamente lì potete trovare qualcosa, ma molto più recente, già negli anni 2000. Però ecco, ora internet è rimasto una fonte non troppo fornita, ecco, non inesauribile, purtroppo. Purtroppo no, perché ecco, poi vanno togliendo sti video troppo. E quindi non possiamo. La sigla con ho. Anche perché poi non c'era la digitalizzazione di questi contenuti, perché erano tutti quanti analogici su cassette. Cassetta. Ora Erika prima ci ha detto il padre ha fatto il corriere delle cassette, eccetera. Insomma, c'è da sbadigliando tantissimo in Queen. In Hangouts sarà visto tale quale. Bellissimo, siamo in famiglia, siamo così, no? Tranquilli, siamo tra di noi. Tanto alle mie spalle, qui sul mobiletto, c'è ogni ben di Dio, vedete, ci sono prodotti e prodottini. Generi di consumo. Ah, c'è anche il bifasico di Rossana, visto, vedete. Questa pompetta qui, blu, è per i miei capelli. Con dentro un liquidastro che è giallo sopra e rosso sotto. Non è una pozione magica. Una pozione strana. È un bifasico, questo va non agitato. È un oiled. È un oiled. Anche oiled, sì. Si può fare, è nutriente anche per... Va agitato e poi messo sui capelli, è un impacco. Sui capelli. Mike, buongiorno durante le sue telepromozioni. Beh, abbiamo fatto una telepromozione di Rossana che fa l'oiled, il bifasico. Attenzione, mi raccomando, ai primi 10 che telefonano. No, perché era bello da guardare Mike anche durante le sue telepromozioni, poi le sue papere. Faceva delle figure allucinanti. Poi tanto. C'era anche il gioco dello sponsor. Sì, 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 sì. Non so, la Star, Dado Star faceva il gioco. Il cruciverba, lì. E si vinceva tipo 700.000 lire in gettoni d'oro e una fornitura per un anno di prodotti Star. Cioè okay. 50.000 lire reali, praticamente, i gettoni d'oro. Rovagnati, prosciutto, ricordo. Sì, sì, io ricordo, sì, soprattutto, però, ricordo le sottilette ricordo la Prealpi al pranzo servito, con Claudio Lippi. Sì, sì, sì. E c'era il gioco di dover indovinare, praticamente... Burro Prealpi. Era il gioco praticamente del memory. Dovevi indovinare del memory. Le giravi figure. La casella e poi giravi l'altra e se le azzeccavi. C'era il burro piuttosto che... Sì, sì, sì. E ricordo che c'erano le sottilette, Prealpi, che si chiamano le fogliette. Sì. Quando praticamente giravano la casella, Lip si faceva le fogliette! Le fogliette! Poi Lip sempre... Poi chi conosce Radio Lippi sempre era schizzatissimo, però mi faceva, avevo un'ironia veramente allucinante. Dai. È simpatico perché è tuttora tra noi. Cavolo, Radio Lippi, certo. Fantastico. Tra l'altro, Lippi è subentrato. Ciao, Radio Lippi è subentrato a Corrado. Corrado, sì. Franz è servito quando era ancora in vita, tra l'altro. Quindi, sì. Perché si dedicò poi alla corrida di Corrado. No, ma la corrida la faceva in contemporanea. Ma poi Jerry prese il posto di Corrado alla corrida. Vabbè, quando poi Scotti. Chiaramente Corrado ci ha lasciati. Anche Corrado, un'eleganza, un vecchio signore, stile. Corrado dalla radio. Iniziò dalla radio a fare la corrida. Sì. Grandissimo. La corrida è in radio. Tantissime eleganze. E se non sbaglio, Sabani vinse una puntata della corrida, non so se in radio o in TV. Non se qualcuno lo sa, ci Ezio Boscani. Allora, Ezio. Ezio magari Ezio. Lo sa. Sabani mi pare che vinse una puntata della corrida, mi pare. Ecco, Gianluca Rocca ha partecipato a un gioco e ha risposto esattamente. Quale? Allora, dai. Gianluca, quale e cosa hai vinto? Esatto. Adesso vogliamo sapere. Allora, da Gianluca Rocca vogliamo sapere quale e cosa ha vinto. Da Ezio Boscani vogliamo sapere se Gigi Sabani ha vinto una puntata della corrida in radio o in TV. Secondo me in radio. Penso perché... di sì, visti gli anni. Esatto, visto un po'. Sì, niente sì, sì. Ciotole di Bisanzio e la suoneria di Sant'Antonio. Ah, ecco, perfettamente. Vabbè, no, quelli no. Allora, Gianluca,
Jerry la corrida e Lippi prende il servito. Sì, questo, certo, questo sì. Sì. Gianluca ha ragione, insomma, doveva ricevere dei premi, vabbè. Pace. Esatto, è vero. Amen. È vero. Effettivamente sì, ci sono queste, poi questi cambi di conduzione. Tra l'altro, devo dire la verità, il pranzo servito con Corrado, bello, ok, con Claudio Lippi, un altro modo di condurre, sempre molto elegante, cioè c'era una scelta precisa, oculata, di presentatori. Chi può sostituire Corrado al pranzo servito? Claudio Lippi. Chi può sostituirlo alla corrida? Jerry Scotti. La moglie di Corrado volle Jerry Scotti. Ah, sì? Lei, la moglie di Corrado Mantoni, signora Mantoni, che disse, che tra l'altro è anche autrice, era autrice della corrida. Della corrida. Chiese espressamente a Jerry Scotti: Jerry, vogliamo te a condurre la corrida. Jerry Scotti praticamente andò a piedi lì, commosso a dir poco, perché ti chiedono, perché ti reputano l'unico adatto. Ma scherzi, sai che onore. Ma è sostituire poi... Che Corrado è stato un mito, io lo associo sempre a Nunzio Filogamo, cioè io vabbè, perché è partito dalla radio, quindi proprio a questo... questa impronta vecchia. E anche antica. Jerry Scotti è partito dalla radio perché è speaker radio DJ. Di DJ. Anche DJ. Anche DJ. Disc jockey, come no? DJ. Che scherzi. Sì, sì. La DJ Television. DJ Television, DJ. Con Jerry Scotti. Tra l'altro. Magrissimo, con i capelli lunghi. Capelli lunghi, però sempre con... la piazza qua. Sabani fu iscritto nel 73 alla corrida radiofonica. Non c'è scritto se ha vinto. Grazie, su Wikipedia Ezio. Sapevo cercato. Che aveva vinto, però non lo so. Esatto. Tra l'altro, tra l'altro Gianluca Rocca avanza anche 18 euro in gettoni d'oro. 1,50 euro più o meno. In gettoni sarebbe, d'oro. Esatto. Sì. Comunque per Mike Buongiorno e Corrado sono meglio di un Corredo. Esatto. Sì, esatto, esatto. Era Mike Buongiorno, Corrado. Sì, ma Mike Buongiorno e Corrado sono meglio di un Corredo. Sì, un attore di un cantante sono un premio inebriante. Super Pegatone! Miau! Oh! Siamo per fare un brutto genere! Miau! Oh! No, perché non imparate siamo queste ancora, cose. E siamo ancora in diretta. Certo! Sul Hangout, quindi. Sì. Quindi, quindi occhio, perché stiamo parlando, no? Perché i... occhio alla penna. Perché i conduttori eleganti è... Tu parli di Corrado, di Mike, poveretto. E poi il to. Super Pelicatone Mao. Ok, allora, io vorrei lasciare i nostri ascoltatori e anche i nostri telespettatori, perché... i nostri spettatori ci sono direttamente qui in chat, sul canale di YouTube, con la voce sexy la dobbiamo fare solo dopo le 24, Erika, mi spiace. Presto, non va bene. Magari poi faremo anche una notturna, un po'. Tutte e tre, con Gio Parenti sexy. Facciamogli fare un provino, Gio. Di qualcosa di sexy, siete pronte donne? Siete pronte donne per una nottata sexy con Gio Parenti ed il suo corpo? Siete pronte o no? Sì, perché più peso giustamente deve venire sul suo corpo. Quindi noi magari ci sentiamo anche dopo le 24. E adesso basta, torniamo così normali perché effettivamente... Non è ora. No, va bene. Ci vogliono le 24 per avere questo tipo di voce. Sì, quindi un po'. Facciamo una cosa, lasciamo i nostri ascoltatori con ognuno metta un piccolo pezzetto nei commenti, promosso anche Gio. Ognuno metta un piccolo pezzetto nei commenti, ora ovunque sia, qui nella puntata, su Facebook, dovunque volete, con un piccolo ricordo, chiaramente qui ci vuole una certa età, mi spiace perché... Quindi Nick Peron, tu fai quello che puoi. Beh. Io penso che almeno 30 anni bisogna averli, no? Che 30 dici? Anni, per tutto quello che abbiamo detto,
Forse sono pochi, anche perché di Super Classifica Show i trentenni non sanno manco cosa sia. Dici, no, Però, oddio, non tutti, No, non tutti. Però, secondo me, per avere proprio un quadro completo, bisogna avere dai 30 anni in su. Però, insomma, poi dipende anche un po' i nostri genitori come ci hanno educati televisivamente parlando. Invitiamo i nostri ascoltatori a lasciare dei commenti, un piccolo tassello ognuno, e noi ricostruiremo tutto questo aspetto, quindi ci faremo carico di ricostruire un po' tutto quanto, magari vediamo se riusciamo dopo la mezzanotte a parlarne, oppure anche domani, chi lo sa. Chissà. Abbiamo tempo. Domani, dai. Ah, domani... non abbiamo nominato Manuel, scusa, DJ Mr. X, come si chiama? DJ Super X. Super X. Allora, ecco, una figura molto importante, grazie Joe, ci stiamo dimenticando di questa cosa, all'interno di Super Classifica Show era una grande glitter ball, e per chi non ha frequentato le discoteche negli anni 70, 80, 90 anche, la glitter ball era una grande palla a specchio. Quella palla rotante. Palla girevole. Sì. La palla girevole a specchio, che praticamente faceva un effetto fantastico. Altro che l'estrobo. L'estrobo fanno venire attacchi epilettici, l'estrobo, concussioni. Invece c'era questa bella palla rotante, gigantesca, al centro della sala. Più grande era la discoteca, più prestigiosa era, più grossa era la palla. Esatto, quindi aveva... Era un po' l'attributo della discoteca. Dove andavo io era palla, così, una palla da tennis. Con la padina. Quella è una discoteca con la palla, praticamente, la palla, perché c'era. Un giorno si staccò e non vi dico, disastro. E quindi c'era questa glitter ball che aveva praticamente le sembianze di una donna. Era una donna. L'abbiamo scoperto proprio ieri, sì. Allora, una donna, un'autrice del programma. Sembrava un uomo. Allora, vi dico che praticamente Super X. Conformata ad un volto con un microfono davanti, un cappuccio verde a Sandra Brianza. Se ci sente Sandra Brianza, Sandra Brianza. Io andrei a cercare le foto dalla di Sandra Brianza, che è un'organizzatrice della produzione. Sì, praticamente indossava un cappuccio verde, solo con gli occhi e la bocca, sapete, tipo i rapinatore, esatto, un po' anche quelli passamontagna, che poi in realtà si chiama Mefisto, perché ha gli occhi e la bocca, passamontagna soltanto il finestrone qui degli occhi. Invece gli occhi singolarmente scoperti e la bocca scoperta, tipo gli avversari dell'uomo tigre, che anche tipo cappucci. I corpi speciali della polizia, ah, già, sì. Quelli proprio sono classici, che hanno gli occhi anche chiusi al centro qui, uniti sul naso, sì, per fare un po' più di cattiveria, la faccia cattiva, esatto. Mentre praticamente... lui era simpaticissimo, ancora Franco, la voce Rosi. Di Franco Rosi, la voce anche Franco lui Rosi, faceva sì. Sempre lui. Franco Rosi, la sigla... grandissimo imitatore Franco Rosi, esatto, sì, la sigla del telegattone, la voce di DJ Super X, che era questa glitter ball sagomata sulla faccia di Sandra Brianza con un microfono avanti. Poi dopo cambiò e nella trasmissione che ricordiamo noi aveva anche degli occhiali da sole. Io me la ricordo con gli occhiali, infatti. Sì. Infatti, perché se noi andiamo a vedere le immagini su internet, le troviamo senza occhiali. Occhiali neri. Esatto, un po' tipo Ray-Ban Wayfarer, oppure un po' come quelli che si usavano i bollè, che portava anche Vasco Rossi, insomma, gli occhiali degli anni Ottanta. Quindi questa glitter ball, che aveva una voce particolare, aveva un modo di porsi un po' come gli speaker, no, gli speaker, un po' come i vocalist, ecco, i DJ di allora, con proprio queste i DJ delle discoteche. Esatto, i DJ delle discoteche con le cuffie. Ah, numero uno in classifica. Cioè, questa voce settimana. Sì, aveva questa voce molto... composa, molto discoteca, ecco. Molto da club, da discoteca. E poi quando finiva, quando terminava questa rassegna, questa classifica, torniamo a dar la linea a Maurizio Seimandi. A te, Maurizio. È sempre così, insomma, questa voce particolare. Si diceva, leggenda metropolitana voleva che quella voce fosse Fiorello. Invece fosse Fiorello mascherato. Perché... No, ma penso che all'epoca Fiorello dov'era? Ancora nei villaggi turistici, chiaro. Era ragazzino. Più che altro, secondo me, papà. Perché si associava praticamente l'esuberanza di Fiorello all'esplosività di DJ Super X. Cioè sì. si era poi fatta questa associazione.
un pochino la voce somigliava effettivamente a quei fiorello, sì, quindi si poteva pensare a un acerbo fiorello che effettivamente facesse... Certo, stavo annuendo. Esatto. E quindi sì, DJ super. Una cosa seria. Ma mi hai sotto gamba. Ok. E, quindi praticamente questo era un altro dei grandi personaggi. Sì, erano tre fondamentalmente, il super telegattone, Maurizio Sei Mandi e DJ Super X. Ok, quindi con tre miti vi ho fatto un... Sandra Brianza. Ok. Io volevo salutare Terry e Sara, che non riescono a scrivere in chat, ma mi hanno detto che ci stanno addirittura guardando in video, quindi volevo salutare. Ciao. Oh, eccoci qua. Ciao. E qui bisogna guardare qua. Ciao Sara, ciao Terry. Brutte allora, persone. Giustamente, ci dice Ezio che il labiale non coincideva mai con... sì, perché effettivamente non era... la signora Brianza lì che lei muoveva solamente la bocca, lei andava molto casuale, non muoveva tantissimo, così in realtà era appunto Franco Rosa. In realtà c'era uno dietro che la solleticava, lei è una cosa terribile quella che avete detto, è terribilissimo, sì, siete terribilissimi. Allora, ok, diciamo che ci siamo, dai, quasi un'ora e mezza di puntata di già. Rossana sarà addormentata, sarà il quarto sonno di là. Sì, di là ci aspettano dei gelati, ci aspettano dei dolcetti giapponesi, ci aspettano un po' di tè. Andiamo a coccolarci. Ci aspettano un po' di cocco. Un po' di te, un po' di me. Un po' di loro, amici nostri che ci ascoltano. Allora, io... Amici ascoltatori. Io faccio una cosa adesso, lanciamo i saluti. Lanci salumi anche. Grazie per averci ascoltato, per averci seguito, anche guardato direttamente nella nostra telecamera ormai puntata, la nostra webcam, sempre, sia Angela che si aggiusta i capelli, il mio ciuffo che ormai da 4 giorni... Io mi aggiusto i capezzoli. Esatto, Giorgio aggiusta i capezzoli, sono spostati, balance and treble, perché... sai come la radio in macchina, esatto. Balance and treble. Come? Maurizio Mosca e le bombe. Oh, come? L'altro scomparso, mito scomparso. Vabbè. Ma solo di morti parliamo oggi. Ah no, oggi. Dai, però vabbè. Il pomeriggio non è andato diversamente, abbiamo parlato di Ghost Adventures. Ghost Adventures. Domani, attenzione. Attenzione. Basta, dopo. Vi daremo indicazioni in futuro. Allora, basta. Oh mio Dio! Diamo... Non era tanto spaventato il mio? No. Ero proprio... Anzi. Diamo, ecco, allora, Danila ci lancia un abbraccione collettivo. E noi ricambiamo. Danila, hai le braccia abbastanza grandi? Perché attenzione. Li abbraccio io per ci te. Ci abbracciamo. Ci abbracciamo, ecco, intanto vedo pomiciano. No, io pomiciavo con te. Ah, con me, vedi, abbracciamo, ecco. Io con la spalla di Manuel e tu con l'altra. No. Sì, le mie spalle pomiciavano, io rimango sempre a secco. Pomiciavano. Salvatore. Noi ci sentiamo presto. Innanzitutto il podcast, mi raccomando, il video anche su YouTube, youtube.com/userditalia. Oh, la birra, l'hamburger, le cose. Stasera proprio in vacanza ingrassiamo come i porci. Come i porci. No, ma cosa dici? Siamo informati. Guarda. Più peso. Più panza qua. Più panza. Quindi noi diamo appuntamento ai nostri amici alla prossima, perché ci sono tante novità. Noi quest'estate volevamo essere un po' più attivi, però ecco, Joyce ogni tanto vi regala qualche piccola chicca. Poi se effettivamente vi abituate troppo a sentirci d'estate, poi perde tutto di significato. Invece ecco, abbiamo fatto un bel numero di ascoltatori, nonostante l'ora, magari uno vuole andare a mangiare un gelato, eccetera. Grazie amici, anche perché ci si può tenere informati, ci si può ascoltare anche da smartphone, da tablet, ormai lo sappiamo. Scaricate l'app di Spreaker e ormai non avete scuse. Non c'è scuse, ma adesso tutti quanti avete YouTube sul vostro smartphone. Quindi ora che andiamo anche in video non avete ancora più scuse. Quindi... Esatto. Cliccate lì sull'icona di YouTube. Vi ricordo che tanto a settembre torneranno tutti i vostri adorati programmi. Settembre. Sento le voci. Esatto. Tutti i programmi torneranno. Buongiorno Joyce. Più peso. Non solo, ma anche tantissimi altri programmi su Shaking Cuffia.
Non vedo l'ora. Erika, datti una mossa, perché manchi solo te. Vitamina ci tornerà e quindi vediamo un po' il da farsi. Ok, allora, noi ce ne andiamo di là, mangiamoci sti gelati, sti dolcetti i giapponesi, i mochi, c'è anche il tè verde, tutto quanto. Alla prossima, e buonanotte se ci state ascoltando in diretta, oppure buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Belli, giusnotte! Ciao! Ciao ciao!